la settimana della cultura, che unificasse intorno a un unico tema tutta una serie di interventi culturali legati a prospettive diverse da quelle. Ma la cultura è stata un'esperienza nuova e particolare, un'occasione per partecipare e assistere a delle attività come il canto armonico e anche l'incontro con, per esempio, uno psicologo. Molto interessante, perché non si era mai fatta prima. Mi nasconderò, tu già dormi e non sai quale maschera avrò.
tanto il canto armonico, proprio perché all'inizio era addirittura imbarazzante, ma poi più ci si addentra nell'atmosfera particolare che si viene a creare, più ci si stupisce di cosa siamo in grado di fare. La cosa che mi è piaciuta di più della settimana della cultura è stata quando siamo andati al CLAM a vedere dei ragazzi che suonavano i Domus Immigrantes. È stata seguita con molto interesse perché i ragazzi hanno apprezzato tantissimo il fatto di poter partecipare a degli incontri ai quali normalmente appunto non sono previsti nell'ordinamento delle discipline. Secondo me come ideale può sembrare banale, ma c'è un motivo se si chiama settimana della cultura: combattere l'ignoranza. Perché non continuare a combatterla? Spero si faccia anche quest'anno. In ogni caso mi sembra che questa proposta sia stata estremamente produttiva e soprattutto ben accolta. E quindi mi auguro che si possa ripetere anche quest'anno una nuova settimana della cultura con il tema, così almeno avevamo iniziato a pensare, questa volta dovrebbe essere la città.